Bambini, sulle mani quelli che hanno i bambini piccoli quando li guardi ti dici te li mangeresti, quando sono cresciuto dici perché non li ho mangiati, che non fai mal praticamente, ce li hai lì, devo dire che è una cosa bella, diventi grande con loro, oggi c'è questa grande realtà di un'Italia che cambia, l'Italia cambia signori, non è più come prima, oggi ho visto delle cose, vedo delle cose incredibili, una volta andavi a lavorare, facevi l'apprendistato, cominciavi a lavorare, adesso c'è lo stage, giusto? Io ho un figlio di mio amico che è al suo decimo stage, a 62 anni. Penso a 63, c'è un conflitto di interessi, giusto? Questi bambini qua ti rimangono in casa, io lo dico, sono due tipi di bambini, quelli che non si svegliano mai e quelli che invece sono sempre in casa. Quelli che non si svegliano li conosci subito, li capisci subito. Da piccoli, quando a Natale leggi la letterina, ho letto una letterina l'altro giorno, caro Babbo Natale manda tanti vestitini a tutte quelle donnine che non le hanno, che si trovano tutte nel computer di papà. Che chi si sveglia più? Gli altri invece erano papà, ho conosciuto. Ho conosciuto la mia ragazza su Facebook, sono diventato intimo con Twitter, gli ho dichiarato l'amore con WhatsApp, la sposo, sì, compri i figli su Amazon, li paghi con PayPal e poi la metti su eBay quando ti sei rotto le palle. Ragazzi, il mondo cambia, io dire, quanti degli anni 50 sono presenti stasera qui fra di noi, sulle mani quelli degli anni 50? Solo io e te, basta. Gli altri sono tutti, gli anni 50 noi giocavamo con che cosa? Eravamo più svegli noi dei ragazzi di oggi, cioè veramente noi avevamo dei giochi, il meccano, te lo ricordi? Il meccano, il piccolo chimico, il microscopio che guardavi la mosca, stavi lì per un'ora, pensi oggi i bambini che si giocano, i bambini oggi sono davanti a questi schermi 65x65 così. Ma vaffanculo a giocare a pallone, no? Che noi andavamo a giocare a pallone con i nostri amici Marco, Paolo, Pino, Franco, oggi si chiamano Elias, Mattias, Jacopo. Hanno la mamma a bordo campo, Elias vieni c'è la fetta al latte, ma oh, cagati, ma fa giocare anche il fiore, ma veramente è una roba che è vero, questi sono applausi di genitori. Ho visto l'altro giorno un bambino in campo giocare con la tuta della Nike, le scarpe dell'Adidas e la pancia cresciuta ai Kinder 5 cereali. E vista la pancia, come minimo i cereali erano 45. Era in campo che camminava così. Oh, no, no. La mamma era contenta, mio figlio fa lo sport. Lo sport è il cammino. Sta facendo gol, ma non ha, cioè, alzava lo zampone, la palla faceva l'effetto flipper. Non ha segnato perché la mamma l'ha bloccato. No, Mattias, non correre perché sudi. Io non lo so, ma il mondo cambia veramente, oggi la gente è diventata più precisa nel parlare, tutti sono praticamente political correct, giusto? Ho visto uno che parlava del suo cane, un Jack Daniel, no, Jack Daniel è come si dice, Jack Russell, giusto? Jack Russell dice il mio cane, molto interessato, dice queste cose molto belle, queste cose, dice il mio cane è sporca, il cane lo guardava, io non sporco, io cago, non è che veramente... Parla pane, vino, veramente è una roba incredibile. Questo cane poi, era un cane molto intelligente, si chiamava Fermo, dovevi vedere quando lo chiamava. Fermo, vieni qua, Fermo, vieni qua, Fermo, vieni qua. Fermo, il cane è morto pazzo. Modo che cambia, l'altro giorno per la prima volta ho scoperto un mendicante chiedere l'elemosina di fuori dalla chiesa con un cellulare. Sì, stavo per darmi 5 euro fa. Io lo seguivo con 5 euro, gli ho dato 5 euro, l'ha preso, ma quasi era scocciato, ha messo i soldi in tasca e poi ha tirato fuori un bigliettino da visita, me l'ha dato, sopra c'era scritto mendicant manager. Perché lavori ci sono, e io volevo dire sinceramente come molti di noi, cioè praticamente io e te che siamo negli anni 50, sono rimasto vincolato a quel mondo, quando non c'erano tutti questi effetti speciali, questi bambini stavano davanti al televisore, noi c'eravamo la televisione in bianco e nero con i gettoni, quelle che mette dentro 100 lire si bloccava sul più bello, no? E appariva Silvan in bianco e nero così per mezz'ora e noi cercavamo di capire dove cazzo andavano con i bambini, perché era molto più semplice, c'era la magia, c'erano le cose che piacevano il mago si è avuto quel fascino straordinario fin da piccolo quando appariva in televisione con la sua camminata. Oggi si vestono tutti come non so, perché il mago arriva. Quel tipo di mago prendeva la corda, tagliava la corda in due, quel tipo di mago tagliava la corda in due, quel tipo di mago a volte tagliava la corda in quattro, a volte quel tipo di mago la tagliava in otto, che palle, fermati a quattro, poi quel tipo di mago passava la mano sulla corda e la corda ritornava intera, ma io non sono quel tipo di mago.